In collaborazione con... Va bene, saluto Massimo Guerrieri, titolare di Q Consulenze Finanziarie. Buongiorno, sì, buongiorno Massimo, Stefania. Benvenuto. Buongiorno a Paolo Giovanardi, Ufficio Studi di Q Consulenze buongiorno. Finanziarie. Torniamo a parlare di un tema, Guerrieri, che abbiamo affrontato anche lunedì e che riguarda le conseguenze dopo le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che sapete ha vinto Donald Trump, e allora in questo momento davvero si parla e ci si chiede quali possono essere le conseguenze nel mondo della finanza in modo particolare. Si è parlato di deregolamentazione. Guerrieri, facciamo il punto, come sempre, di che cosa si tratta e che scenari si aprono. Sì, è importante parlare di deregolamentazione sui mercati finanziari, perché i mainstream non ne hanno parlato molto. E visto che la rubrica è i nostri soldi, è bene che chi ci ascolta sappia quello che ci attende. Ovvero, dopo la crisi del 29, nel 1933 era stata formulata una legge, la Steagall-Glass, per proteggere i mercati finanziari da altri tracolli, visto sì. che la crisi del 1929 è stata la crisi più importante dello scorso secolo. E a fine 99, 1999, o in ogni caso insomma, sul finire del secolo, questa legge è stata tolta. Ecco. E da lì sono iniziate le bolle speculative, cioè questi su e giù, 2000, 2008, 2011. Ma è stata tolta perché? È stata tolta perché il congresso repubblicano, sotto presidenza Clinton, ha dovuto agevolare delle fusioni bancarie. Sì. Quindi quella era una legge che proteggeva le speculazioni, perché proibiva le banche commerciali, cioè chi fa banca, alle banche di investimento, cioè chi specula sui mercati, di fondersi. Quindi dovevano rimanere appunto per proteggere l'economia reale. Sì. Nel momento in cui sono state tolte questi paletti, non solo le borse hanno iniziato a fare le montagne russe, ma ci sono stati i prodromi per il 2008, cioè il fallimento di banche che hanno messo in ginocchio anche l'economia reale. Dopo il 2008 è stata di nuovo legiferata, anche se in maniera molto più blanda, andando via via a posticipare l'entrata in vigore, quindi entrata in vigore a pieno di questa legge, che è una nuova legge, la Dodd-Frank o regola Volcker, è stata introdotta da Obama. Trump ha detto che secondo lui questa legge limita l'azione delle banche e quindi anche la ripresa economica, e andrà a togliere questa legge, che a oggi è l'unico paletto che ci protegge da una eventuale crisi come quella del 29. Quindi? È andato anche a depenalizzare e a ridurre di parecchio le sanzioni sugli illeciti delle banche. Quindi, per chi ci ascolta a casa, è fondamentale verificare che gli strumenti che si hanno in portafoglio titoli, cioè gli investimenti, non abbiano caratteristiche e di rischio e di speculazione, derivati o quant'altro. Il normale cittadino spesso non lo sa, perché ha fondi comuni, polizze assicurative, e sono lì dentro questi strumenti speculativi, quindi è assolutamente importante andare a fare una verifica su quello che si ha in portafoglio, perché ci aspettano tempi, se Trump farà quello che ha detto, ma è da ritenersi assolutamente vero, basti considerare che come candidati al Ministero del Tesoro, il candidato principale sono due pezzi grossi di banche, JP Morgan e Goldman Sachs. Quindi non è da prendere avverare questo. Io non so se la gente a casa, adesso, se avete domande o se volete intervenire, se volete mandarci messaggi, se effettivamente si sono capite le conseguenze, cosa possiamo aggiungere? Ma io vorrei mandare un grafico con il mercato finanziario che è Wall Street, sì. prima del 99 e post 99. Sì, se lo mandiamo in onda, così lo commento. Ecco, noi possiamo vedere come prima del 99, cioè quando c'era la Steagall-Glass Act, cioè quella legge messa nel 33 per evitare speculazioni, possiamo notare come era un mercato che saliva in base a come saliva l'economia reale.
tolto questi paletti, sono iniziate le montagne russe e si vedono in maniera molto visibile e la bolla del 2000, la bolla del 2008 e oggi siamo là in alto. Quindi già a livello visivo è molto facile intuire quello che ci aspetta se diamo mano libera a Wall Street e agli speculatori. Però, voglio dire, il risparmiatore può poco. Cioè, si può, no, deve difendersi. Ecco, per si quello può tutelare, che, cioè può poco rispetto a queste scelte se noi che oggi siamo, prese, Stefania, si noi tutelare. Oggi siamo in prevenzione. Sì. Se continuiamo su questa strada, parlo per i piccoli, sì. No? Perché se su questa strada pensiamo che tra un po' dovremo curare. Quindi finché siamo in prevenzione è bene che le diamo cose... Diamo un po' di consigli. Diamo un po' di consigli perché anche insomma questa deregolamentazione ne ha parlato solo 24 ore, ma sui grossi giornali o i telegiornali ho visto che non ne hanno parlato veramente poco, invece è importante. Eh sì, e poi invece Giovanardi hanno parlato nuovamente di spread, sì, perché torniamo a parlare di spread dopo diversi anni, devo dire, esatto, no? Sì. Perché? Perché, allora, innanzitutto ricordiamo cos'è lo spread, perché a periodi temporali siamo bombardati da questo termine, in altri invece è messo un po' da parte. Lo spread, che fino ad anni fa non si sapeva neanche cosa fosse, neanche quanto incidesse nei risparmi, è in sostanza la differenza di rendimento tra l'Italia e la Germania, ecco, se vogliamo proprio sintetizzare al massimo. Più aumenta questa differenza di rendimento, quindi più aumenta lo spread, più significa che l'Italia è percepita come rischiosa dagli investitori a livello mondiale e quindi è un rischio in più. Che cosa è successo negli ultimi tempi, proprio come diceva lei, negli ultimi due anni? È successo che lo spread è tornato ad aumentare in modo importante, cioè più che raddoppiato nell'ultimo anno. Oggi, come si vede dal grafico, siamo ai massimi dell'ultimo anno, siamo tornati ai livelli di due anni fa, siamo ancora lontani dai livelli che avevamo nel 2011, cioè il massimo della crisi, e l'Italia è tornata a essere vista come un paese che può essere una minaccia. I motivi sono diversi, principalmente ricordiamo che quando aumenta l'instabilità, quindi prima parlavamo del discorso di Trump, poi c'è anche il discorso dei tanti problemi che ci sono in Europa e anche ovviamente del referendum sul quale magari spenderemo due parole in più, quando aumenta l'instabilità chiaramente i paesi che sono visti come più rischiosi tornano a essere considerati come minacce. Poi c'è anche un problema legato al fatto che l'Italia è vista come un paese che, ma in realtà è così, è un paese che da solo in piedi non si regge, cioè il nostro debito pubblico è comprato dalla Banca Centrale Europea in maniera importante, se un domani venisse a mancare questo aiuto sarebbe come levare le stampelle a una persona che si regge con le stampelle, quindi potrebbe essere una minaccia molto forte. C'è poi anche il discorso del referendum, che è importante in termini di instabilità, perché molti investitori istituzionali, molti investitori internazionali, fondi di investimento, hanno già dichiarato che in caso di vittoria del no e quindi forse di maggiore instabilità politica, non investirebbero in Italia, non parteciperebbero all'aumento di capitale che avranno molte delle banche principali a livello italiano, come non ultima sappiamo Monte Paschi Siena. Quindi ovviamente lo spread adesso è ritornato a essere di moda perché aumentano i rischi sull'Italia, aumentano i rischi nei nostri investimenti. Intanto è arrivato un messaggio, non chiedetemi i costi, però rivolgo il messaggio a Guerrieri, non mi dire i costi di questa signora che chiede, sarebbe possibile sapere quanto costa rivolgersi allo studio per gestire i nostri risparmi? Dimmi quello che vuoi ma non mi dire le tariffe. No, grazie. No, è molto semplice, noi lo diciamo tutte le volte, noi forniamo gratuitamente il check-up, quindi una preanalisi per andare a verificare le cose che ho appena detto, ovvero i rischi che sono presenti nei portafogli. Questo lo facciamo gratuitamente, scriviamo libri, anzi io consiglio chi ci ascolta di acquistare il nostro penultimo libro, Così banche e finanza ci rovinano la vita, a Reggio nelle principali librerie lo trovate e a gennaio uscirà Capitale garantito, che sarà un vademecum
scritto per la massaia. Gli strumenti ci sono, teniamo sul territorio a Reggio e a Modena, iniziamo a ottobre fino a giugno, seminari gratuiti aperti a tutti, sia nel pomeriggio per gli anziani che alla sera per chi lavora. Siamo vicino alle aziende e andiamo nelle scuole la mattina. Questo lo diciamo ormai da 3-4 anni, non è una novità per chi ci ascolta. Diciamo che oggi è bene non perdere troppo tempo, perché quello che dicevamo via via si sta verificando. Sì. E perché allora... Giovanardi, anche rispetto allo spread di cui abbiamo parlato e abbiamo spiegato che cosa sta succedendo, ribadiamo quali sono i rischi per gli investimenti, che poi alla fine la gente è a quello, certo, che è interessato? Sì, concretamente il consiglio è quello, è duplice direi. Prima di tutto premiare investimenti molto brevi, cioè quando aumenta l'instabilità, parlavamo di spread, parlavamo delle elezioni americane, della deregolamentazione che si sta via via sta prendendo piede, più l'investimento è lungo, più provoca instabilità nei nostri patrimoni. Consideriamo che c'è una miriade di fondi comuni di investimento, ad esempio, che vanno a investire a 3, 4, 5, 6 anni. Si chiamano, ad esempio, obiettivo 2020, target 2021, soluzione. Hanno nomi diversi, però hanno dentro investimenti con scadenze che oggi non vale la pena assumersi. Considerando anche il fatto che investire a 3-6 mesi o investire 10 anni a livello di rendimento non cambia praticamente nulla e quindi non ha senso andare a esporsi per più tempo. Un'altra cosa importante è quella di verificare la solidità della propria banca, cioè ci sono banche oggi di due categorie, quelle che si reggono molto sui titoli di Stato, mm-hmm, quindi hanno bilanci che sono pieni di titoli di Stato italiani, e prima abbiamo parlato qual è il rischio, abbiamo detto qual è il rischio dei titoli di Stato, e ci sono banche invece che lavorano bene, sono sane, che fanno utili dall'attività tradizionale della banca, quindi accogliendo i risparmi delle persone e prestando alle aziende sane. Quindi oggi diventa molto importante, sappiamo che le banche sono nell'occhio del ciclone anche per questo motivo. Sul rialzo invece dei tassi negli Stati Uniti, Guerrieri? Diciamo che il rialzo dei tassi negli Stati Uniti è una tappa obbligata, anche se molto difficile, e vediamo che è un anno che si parla di tasso di rialzi, poi viene sempre rimandato. Perché? Perché se viene fatto con un'economia debole rischia di schiacciarla. Ora, è obbligata perché rimanere troppo a lungo con i tassi bassi crea bole speculative come abbiamo detto più volte, sono presenti ormai in diversi settori. Il vero rischio che noi vediamo, più che sull'America, è sul resto del mondo, ovvero abbiamo i paesi emergenti che sono indebitati in dollari, quindi aumentare i tassi in America vuol dire rivalutare il dollaro come sta avvenendo e ovviamente dover ridare indietro debiti a tassi più alti con un dollaro più forte, quindi i mercati emergenti che già sono in difficoltà, e quindi vorrebbe dire bloccarli. I mercati occidentali, mi riferisco in particolar modo all'Europa, in questo momento non possono, perché hanno le economie troppo deboli, rialzare i tassi, quindi ne subirebbero le conseguenze. Vediamo già gli spread come si stanno muovendo. Quindi è una fase molto ma molto delicata. Volevo anche aggiungere il nostro tallone d'Achille, perché adesso con Trump se ne sta parlando un po' meno, ma il vero punto su cui dovremo focalizzarci nei prossimi mesi sarà lì, quindi vi anticipiamo ciò che leggerete sui giornali nei prossimi mesi, il discorso Monte Paschi Siena. Monte Paschi Siena, abbiamo questo bubbone da risolvere, e fare un aumento su Monte Paschi Siena, che è una banca, come sappiamo, fortemente indebitata, che non dà utili, non è una cosa scontata. Al di là che vinca il sì o il no, se sì. Vince il no, come diceva Paolo, sarà molto molto dura. Se vince il sì, in ogni caso sarà una sfida aperta, perché l'alternativa è ricorrere al bail-in, visto che, come sappiamo, le banche non possono essere salvate né dalla BCE né tantomeno dai governi. E ricorrere al bail-in su una banca di quelle dimensioni vuol dire mettere poi in crisi l'intero settore e di conseguenza anche il discorso euro. Quindi, maggior ragione per quello che invito aperti, proprio, esatto, a fare un check-up sugli investimenti, perché con un sistema bancario in difficoltà in un paese importante come il nostro, è bene, insomma, guardare, no? Prevenire. Assolutamente.
Grazie guerrieri, grazie. Prego, Giovanardi, grazie, grazie davvero. Ci fermiamo le notizie adesso dall'Italia e dal mondo con la Press News e poi torniamo, parliamo di Bob Dylan tra poco.